Presidente Ricanio, lei ha appena letto i numeri e i dati dell'annata dell'Asti e del Moscato d'Asti. Non siete arrivati a 100 milioni? Beh, sapevamo di non arrivare a 100 milioni, non è una novità. Sapevamo però di chiudere bene oltre i 90 milioni di bottiglie venduti e 93 milioni prodotti, ma supereremo i 100 milioni invece a chiusura del 2011, questo sicuramente. Per cui il 2011 sarà l'anno del superamento. Voi avete già segnali in questo senso? Le previsioni del primo trimestre sono decisamente buone, più 25% nell'asti spumante, più 45% nel moscato d'asti. Quindi se questi numeri, non vogliamo che questi numeri arrivino alla fine così, ma se solo mediamo i numeri superiamo i 105 milioni. Quindi voi adesso vi state attrezzando con che progetti, Presidente? Beh, tanto stiamo lavorando molto sui mercati che ci hanno dato soddisfazione, il mercato russo è aumentato del 48%, per cui su questo lavoriamo moltissimo, ma lavoriamo sul mercato statunitense che anche se ha avuto una leggera perdita, ma proprio leggerissima, però sta crescendo moltissimo nei primi mesi dell'anno. A questo punto questi sono i due mercati su cui lavoreremo, poi lavoreremo sul terzo che è quello d'Italia, ma ci lavoreremo verso fine annata perché in Italia c'è ancora il modo di consumo è quello legato comunque alle festività, per cui lavoreremo in quel periodo. Poi c'è la guerra ai taroccatori dell'Asti, no? Beh, questa credo che sia stata un punto a favore, una medaglia che il Consorzio dell'Asti si deve appuntare perché ha portato avanti questo discorso dalle fine 2009, ha registrato la denominazione in Russia, per cui oggi noi possiamo fare tutte le azioni legali possibili e immaginabili per il sul tarroccamento della produzione. Dobbiamo dire bene che sono aziende russe che hanno taroccato l'asti italiano. Quindi voglio dire, se si tarocca il prodotto è perché il prodotto è richiesto sul mercato. Senta Presidente, oggi a fine assemblea avete brindato con asti o moscato? Abbiamo brindato con uno e con l'altro. Grazie.